la bella partenza di De Francesco, ma Harrison Scott gli dice no, tu da qui non passi, non pensarci nemmeno, chiude la traiettoria e si invola al comando delle operazioni. C'è grande battaglia in particolare tra i compagni di squadra Matheus Iorio e Cameron Das del team Campos, che poi alla fine arrivano anche al contatto, mentre qualche goccia di pioggia infastidisce un po' tutti i piloti in pista. Un altro contatto che vede protagonista Ameya Vai di Anatan insieme a Das e poi Petru Florescu, che cerca di approfittare della situazione, così come Ludovico Laurini. Bagarra con Ben Hingley, che riesce ad avere la meglio di un ozzo duro come Nikita Troitsky per il quarto posto, mentre la battaglia finale è stata quella tra Tarun Reddy e Florescu, che lo attacca e lo tocca mandandolo in testa a coda e aiutando anche il nostro Ludovico Laurini ad entrare in top 10. Nona posizione per lui, conquista completata per Harrison Scott con la bandiera a scacchi per lui, così come per Devlin De Francesco. Yeah.